Allora, siamo con l'astronauta Maurizio Chieri, la sua missione nel 1996 con il Columbia. Samantha Cristoforetti è appena atterrata sulla Terra dopo più di 200 giorni di permanenza nello spazio. Un tuo commento a caldo e soprattutto qual è l'emozione che ha un astronauta appena rientra sul pianeta Terra? Sicuramente per lei è un grande momento, rientrare sulla Terra è sempre qualcosa di fantastico perché, anche perché è stato nello spazio, soprattutto per lei, per 200 giorni sono sicuramente una missione molto lunga, comunque noi apparteniamo a questo pianeta e quindi ritornare a Terra dopo tanto tempo che io non l'ho visto dall'altra parte è sicuramente qualcosa di molto emozionante, ma soprattutto secondo me avrà, diciamo, l'emozione di avere del lavoro ben svolto, cioè di essere riusciti a completare una missione complessa come lo sono tutte le missioni nello spazio. Il libro che tu hai appena scritto si recita tutto in un istante, un titolo che dà l'idea che le cose nella vita di un astronauta vanno veloci e spesso richiedono molta capacità di velocità, di flessibilità e di sapersi sempre inventare nuove imprese, nuove attività per in qualche modo anche su questo pianeta Terra riscoprire il piacere dell'avventura spaziale. E questo è il senso del tuo nuovo libro? Sì, perché secondo me la vita è un'avventura in sé, e quindi viaggiare nello spazio è sicuramente una grande avventura, ma ce ne sono tante altre che meritano di essere perseguite qui sulla Terra. Quindi ne ho chiamato questo libro Tutto in un istante, perché la vita è costellata, secondo me, di punti cardinali attorno ai quali gravitano le varie fasi della nostra vita, e quindi quando noi guardiamo indietro ci ricordiamo di questi punti, di queste svolte, di questi momenti in cui tutto ha preso forma, il passato è rimasto il passato e il futuro si apre a nuove attività. Chiarissimo Maurizio, un'ultima domanda proprio adesso che Samantha ha appena toccato terra con il resto dell'equipaggio. Che cosa ti senti di augurarle per i prossimi istanti di questa sua avventura sul pianeta Terra? Beh, innanzitutto di godere del fatto di essere ritornata e soprattutto sarà sicuramente stanca, su questo non ho dubbio, perché le giornate, soprattutto quella del rientro, sono veramente molto lunghe. Adesso avrà ancora tante cose da fare, dovrà rientrare a Houston, dovrà cominciare il programma di riabilitazione fisica, quindi diciamo che la sua missione non è finita la parte spaziale, ma non sicuramente quella complementare che c'è qui sulla Terra, che rende le missioni spaziali così interessanti. Benissimo, ringraziamo Maurizio Chieri e lo ritroveremo su maurizioceli.com.